Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Quest'oggi portali barra dimensioni simulator. Come funziona? Dobbiamo guadagnare sempre più soldi, entrare in dimensioni sempre più pregiate, ammazzare i mostri che troviamo dentro, guadagnare altri soldi, comprare dimensioni dopo, comprare i pet e diventare super mega ricchissimi. È un po' particolare come video, perché praticamente mi sono ricapitati dei video, ok, sulle dimensioni, e ho pensato, voglio farli in modo particolare. Quindi mi è venuta in mente questa idea di fare che praticamente ci sono tutti i vari portali con le dimensioni fighissime, ma dobbiamo acquistarli e dentro trovare appunto dei mostri da affrontare per guadagnare, prendere i pet e prendere tutto quanto. È una bellissima idea, Steph. Grazie. Io grazie. Mi sto già equipaggiando in modo tale da essere un minimo avvantaggiata rispetto a te. Ringrazio che non sono già entrata nella prima dimensione. Pure. Perché oggi non accetto di perdere, se no ti uccido. Bene, oggi Steph, ho già vinto. Steph, t'ammazzo, Mi ammazzi? T'ammazzo. Bene, ti spacco. Allora, due. Scommetto che la prima Dammi è questa. Mi servono due bistecche. Mi servono due bistecche. No. Dai, ne più no, tu. No, solo 15. Bene, me ne servono due. No, vuoi fare 17, quindi ne abbiamo 15 e 15. Non è vero. Quanto hai? 23. Dai, io ne sono 13, Steph. Andiamo. Mannaggia, oh, cavolo. Dimensione di terra. Bene, sono era mio. Sono miei. Sono miei. Tutti miei. Guarda che schifo di persona che è questo qua. Steph, siamo alla prima dimensione, basta. Ok? Allora non andare mai più nei miei. Ok. Chiaro? Va bene. Va Te li bene. Ruberò tutti lo stesso, lo sappiamo tutti. Che bella sta dimensione. Molto bella. Cioè, per essere vabbè, di terra. Nel senso, ha senso perché è di terra, però in realtà fa schifo. Cioè, esatto. Fa schifo perché è di terra, non per altro. Ma si sono spatti tra loro davvero? Cosa c'è qui Grazie. Sotto? Grazie. Ok. Per sta cercando i passaggi segreti? Esatto. Va bene. Allora, Steph, ho notato che guadagno anche delle bistecche di terra. Ah. Mi fanno guadagnare soldi? Non credo. No, sono solo per mangiarle. Ho detto, magari le devo vendere, che ne so. No, sono per mangiarle. Comunque, se, oh, se ragazzi, fame. Non ho più trovato scheletri. Sono tutti scomparsi, guardate i miei soldi. E lui sta già comprando un pet. Pum! L'hai trovato? Però sei carino, ti perdono. Dai, sei carino. Fai vedere? No, è troppo carino. Vai al diavolo. Allora, allora, 500, uovo comune. Io vediamo. Scendo qua sotto. No. Fortuna alta, ti prego. Buongiorno. Buongiorno. Ti prego. Buongiorno. Bene? Fortuna bassa. Uguale a te. Hai trovato Topo Gigio anche tu? Topolino. Sai sì. Perché? Perché hai detto che è carino? Non lo so. Non devi mai ma dire. Ma sono troppo carini questi pet. È quello il punto. Ma non devi mai dire che sono carini quando sono sfortunati, capito? Allora, io ci riprovo. Non me ne frega nulla. Almeno un altro lo compro. Almeno fortuna media. La bassa io non l'accetterò. Non l'accetterò. Vado anch'io, vado oggi, anch'io, ragazzi. Né mai. E voglio andare alla seconda dimensione. Dai. Cos'hai trovato? No, ragazzi, non lo troverò mai. La scimmiettina. Non lo troverò mai. Se l'ho trovato lui, 5.000. Non lo troverò mai. 5.000. Porca miseria. 5.000 alla prossima zona. Sì. Dei soldi servono. Però. Allora, però sto notando che faccio 400 a scheletro. Quindi se adesso ne spawnano un po' e gli spacco la faccia, qua andiamo super relax. Allora, facciamo una cosa. Mi è venuta in mente, ok? Ok? Mm-hmm. Allora, questa è un'ottima idea. È un'ottima idea. Ragazzi, mi gioco il tutto e per tutto. Dai, dai, ti prego, ti prego. Bene. Ho comprato quello da 2000. Tu sei pazza. Ok, perché ho detto così se trovo lì fortuna alta, t'ammazzo. Era una bella idea. Faccio un sacco di soldi, ti supero proprio in men che non si dica. Ho trovato fortuna bassa pure lì. E ho speso tutti i miei soldi. Era un'ottima idea, Steph, perché sì. Se avessi trovato quello con fortuna alta, cavolo, mi avrebbe svoltato la vita. Sarebbe stata proprio la svolta. E invece... Allora, non so come descriverti la dimensione di vetro. Sì, non la vedrò mai continuando così. Problematica, parola okay. Numero uno. Cioè, guardate i suoi soldi, guardate i miei, non è possibile. Non è possibile. Steph, trovami un pet e regalamelo, ti prego. Hai presente che non trovavi scheletri? Sì. Ecco, qua diciamo che questo problema non penso potrà però, mai esistere. È meglio però, meglio che almeno beh, per guadagnare meglio. Allora, fortuna alta per compensare il fatto che ho perso un sacco di tempo, giusto? No, per niente. A me sembra giusto così, Ma aspetta, però io non ho capito da dove si esce comunque. Appena entri a destra. Ti prego, basta, dai. Cioè, io me ne vado, giuro. Ecco, finalmente. 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 No. Ma è troppo carino. Cosa sei, un maialino? Che bellino. Fede, ma qua ci siamo superati, Ok. Abbiamo fatto un avanzamento tecnologico. Che figo! Sei già nella prossima dimensione? È stupenda! Vabbè, buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Fede, è tutta sott'acqua?
Ci sono degli strani squid da ammazzare. Ok. È una figata. Bene. Amici. Allora, posso recuperare? Ho fortuna alta, ragazzi. Quindi, vediamo. Hai trovato fortuna alta? Sì, sì. Maledetta. Ovviamente quello da 2000, perché non è che avessi così tanti soldi da potermi permettere. Allora, io risalgo. Bella questa zona d'acqua, però è molto impegnativa. Come è giusto che sia, perché nuotare è abbastanza complesso. Ah! Torniamo e abbandoniamo questa bella zona e ci compriamo. Allora, la TNT 60.000. Madonna. Allora, uova da 30.000, ti prego, almeno medio, almeno allora, medio. Giusto, 15.000. Non debole, giusto, fortuna debole, no, fortuna debole, no, fortuna debole, no. Fortuna media. Dai. Va bene oh, così. Oh mamma mia, ma è che difficilissimo muoversi sta dimensione. Che fighi gli squid però. Vero? Moltissimo. È una figata pazzesca. Moltissimo. Allora, buongiorno. Ah, però è come ci arrivo? È ti devi buttare in acqua. È possibile. Cioè? Sì, ma scappano. Ah no, io No. Uno mi è scappato brutalmente, quindi dicevo scappano, invece no. Allora, il mio piano non sta funzionando. Qual è il tuo piano? Ho pensato, torno nei vetri, si guadagna di più. Beh, sì. Però no, sinceramente no. Secondo me sì. No, sta andando malissimo. Stai guadagnando più tu e io ho fortuna media di quella da 30.000. Vedi che scappano, questo se la sta dando a gambe levate e nuota velocissimo. Ho ragione che ogni tanto scappano. Sti maledetti, volete spawnare di più? Prima eravate 100.000. Cioè sto diventando pazza qui, basta. Quindi, dobbiamo tornare da qua e comprare la zona di TNT. Ti prego fortuna alta, ti prego. Che figo. Dai. Sì. Finalmente! Però Steph, io mi sa che... Sai che ti dico? Che torno nella zona del vetro. Ci potrebbe stare. Fede, ci sono dei mostri di TNT. E la dimensione è tutta rossa con tutto TNT. Ed esplodono TNT in giro. Bellissimo. Allora, si guadagna di meno. Ma sono molto di più rispetto agli squid. E sono più facili da prendere. Capisci il mio ragionamento? Quindi anch'io torno in quella di vetro. Aia. Poi gli squid, ragazzi, mi scappavano tutti. Che dovevo fare? Fede, che fortuna hai trovato? Alta. No. 30.000 alta. No, però qua si guadagna comunque molto poco col vetro, guarda i miei soldi e ne sto facendo tantissimi. Ma perché sono pochini rispetto ma a prima? Ma squid è ancora peggio, secondo me vado più lenta, capisci? Sì, no, anche secondo me. Quello, perché ovviamente stando in acqua noi siamo rallentati. Qui siamo... è pieno! Divento ricco! E si vede! Aiuto! Okay, ci sono ragazzi, ci sono, dai! Almeno non stiamo facendo totalmente schifo, un po' stiamo recuperando. Ok, dobbiamo andarcene. Basta. 60.000, vado. Scappo. Ritrovo l'ingresso. Ah, eccolo qui, finalmente. Che follia. Come vado via? Qua. Allora, qua. TNT. Buongiorno. 60.000, presa. Impazzirai. Allora, dai, almeno oh, il leggendario. Mamma mia, ma è bellissima. Almeno il leggendario. Chi forza, devo uccidere, forza, però? forza. Da qui sopra. Belli. Quanto gli uomini costa? Di TNT. Allora, la dimensione di TNT, okay, è nettamente la più bella per ora. Insieme a quella di vetro che mi è piaciuta un sacco. Cioè gli uomini di TNT mi fanno troppo ridere, sono bellissimi. Buongiorno. Tu l'hai preso il pet da 100.000? Sì. Cosa hai trovato? Alta. E tu? Basta. Ragazzi, però io ho davvero qualcosa che non va nella vita. Cioè non si può essere, ci dovrebbe essere un limite alla sfortuna. Però possiamo dire cioè, che siete è d'accordo? Realistico? No, siete d'accordo con me che c'è un limite alla sfortuna che una persona, che un essere umano dovrebbe avere? Perché io non lo vedo questo limite. Cioè prima o poi finirà. Cioè poi non lo so, un sacco di fortuna. Magari uno di questi giorni esco e trovo 1.000.000 di euro per strada per compensare tutta la sfortuna che non io ho quando gioco. Ma non si può neanche trovare per strada. Come lo trovi? Un assegno? Trovo una carta di credito. Non mi ricordo. Con 1.000.000 di euro. Di quelle golden americane con 1.000.000 di euro. Ok, hanno 50.000 di blocco. Vabbè, allora quelle che hanno un blocco da 1.000.000 di euro. Non credo esistano. Non mi interessa non rompere, Steph, era per fare una battuta. E io te la volevo rovinare la battuta. Non devi rompere le scatole sulle battute delle persone. No, devo togliere l'illusione che potrei che avere noioso. Fortuna prima o poi. Che noioso che è, ragazzi, era per far ridere. Mamma qualcuno mia, questo riso. Qua non ride mai. Allora, io non cosa riso. Mi compro? Prossima dimensione quanto costa? Ho bastato. Te zitto, quanto costa? Non tanto, ho capito i prezzi, aspetta. Tantissimo. 150. Cioè, non te lo puoi permettere. 150, ma sì che me la posso permettere. No. Permessa. Bene, non sei abbastanza forte per questo posto. Sto morendo anche solo entrando, eccomi. No, ma sono dei golem, ma che sei pazzo? Sono da qua da un po' e... almeno faccio più soldi con i mob. Che figo! Questo è il mio ragionamento. I prossimi 100.000 riprendo un altro pezzo. Non ti fermare lì e vai avanti.
cosa? È bellissimo. Vai avanti. Sì, sì, arrivo. Però nel frattempo faccio anche i golem. No, ma ci sono delle costruzioni di ferro. Devo assolutamente ricomprare un altro pezzo, che sennò qui non la finirò mai. Slime te. Let's go. Dai, dai, ti prego, ti prego, ti prego. Ok. Ti prego. Comunque cambiare così tanto il mondo di tutto il tempo mi ricorda. Ascolta, lasciami perdere. Cosa ti ricorda? Non lo so, Steph, che ti ricorda? Il guardiano dei mondi. Bello! Che potete comprare su Amazon o in tutte le librerie d'Italia. Il nostro romanzo dei protagonisti, bellissima storia, super mega stupenda. Lo so, dovevamo iniziare la serie, lo so. Magari è iniziata quando esce questo video, non lo so. Però abbiamo avuto un po' di problemi a farla fossa. Poi vi spiegheremo, esatto, sì, ragazzi. Vi spiegheremo bene. Problemi. Sì, bene, sì, sì. Gli slime sono la vita. Steph, ho trovato fortuna meta. Vabbè, dai, è buono. Non è male, Fere. Allora, è come quando a scuola prendi discreto e ti dicono: ah, va bene lo stesso. Vabbè, però poi alle superiori il 7 lo accetti come nella vita. Anche se, guarda. Allora, in questa dimensione è divertentissimo perché ogni tot salti un botto. Però è decisamente scomodo. Fere, allora, slime guadagni tantissimo, ma il tempo che risparmi nel guadagnare ammazzando i mob lo perdi per uscirne. Ok. Praticamente. Sì, Steph, io il problema è che però sono a metà di quello che mi serve. Pensavo che la prossima dimensione sarebbe stata sui 250.000 circa. No, costa circa. Tanto, ho avuto difficoltà anch'io. È mezzo milione. Ok, vabbè, ce l'ho fatta. Ragazzi, farmiamo, farmiamo. Allora, oro costa 1.200.000. Vabbè, ma tu hai un sacco di soldi, Steph. Sì, potevo addirittura skipparla. Ragni dorati? Ma qua c'è la super speed. Bello. 400, dai, solo 100.000. Allora, in questa zona rimaniamo poco perché voglio andare in quella successiva, che è quella di ossidiana, se ricordo bene. Vediamo cosa c'è qua. Che figo, guarda queste cose d'oro. Presto posto diventi ricco solo ad entrarci. Magari. Ci sono le case costruite tutte d'oro. Magari, Steph. Montagne mi d'oro. Mi un po' di soldi. L'unica rottura di scatole sono sti ragni brutti. Io non le come vedrò la mai le dimensioni. Siete la rovina di questa dimensione, ragni. Perché fate schifo. Lo sanno tutti che i ragni fanno schifo, maledetti. Allora, ok, io mi sa che torno già e vado subito ad ossidiana. Perché? No, non me ne sono accorta. Sono stupida. Cioè, guarda i miei soldi. Pensavi di avere 500? Certo, perché ho detto è l'ultimo golem che devo fare. Guarda quanti me ne sono rimasti. Allora, fighissimo. Ma questo è l'inferno. Dove sono gli slime? Non doveva essere di ossidiana, doveva essere di Nether. Cioè, avete capito? Ecco. Ma non so come. Non penso zero. Convenga. Che cosa? Stare in questo posto. Non lo so, io sono nella dimensione degli slime e ci sono zero slime. Devi scendere. Ragazzi, sono in giro. Non ci sono. Allora, 800, si guadagna veramente male qua. Allora, praticamente cos'è il problema? Che qua ci sono dei strani blades modificati. Ok. Il problema è che volano. Quindi sono molto scomodi, okay, da far fuori. Diciamo che quando stanno a terra ci guadagni l'ira di Dio. Diventi veramente ricco. Però quando volano, però certo. Però quando volano non ne fai fuori manco mezzo. Questa è sicuramente la peggiore che abbiamo visto oggi. Altro, okay, quella di terra era il paradiso rispetto a questa dimensione. Compriamo sto benedetto pet. Vediamo, vediamo, dai. Però me ne basti uno, ragazzi, cioè. Dai. Dai, vediamo. Da. Su. Oh. Ce l'hai fatta? Sì, tanto ormai tu sei pieno di soldi. Al primo? Sì, sì, sì. Che fortuna. Però ragazza, me ne vado nella dimensione di oro adesso. È proprio fortunata, Fere, comunque, cioè. Non riesco a entrare, oh. Quindi, dimensione di diamante. Guarda, ho già 500.000. Ma guardate la differenza quando diamante, si ha fortuna alta. Allora, diamante permette, cioè, di volare. Cioè, ok, che i ragni fanno guadagnare. Figo. Di più. Figo. Si vola? Bello. Quanto costa quella di diamante? Oh, oh, ma ne ho un'altra, vero? Prima di quella di oro. Giusto. Ho un problema. Steph, se non parli però. No, praticamente qua sono creeper. Ok, okay. Indovina cosa succede se il creeper esplode da solo. Che non ci guadagno nulla. No. Già. Terribile. Già. Quindi ecco perché Steph stava zitto. Perché qua o traiarda o guadagna una pagnotta morta. Tu hai preso danno, quindi sei basso. Esatto, 5-4. Dobbiamo arrivare, mi pare, a 7.50. Eccomi, buongiorno. Dov'è? Alla dimensione del Nether. Ah, io sono ancora dopo. Lo so, che devo dirti? Non lo so, buongiorno, non me lo dici perché non ci sono. Venite qua, dai, attaccatemi. Niente, ragazzi, sono diventato totalmente imbecille. Venite qua. Dai un altro, quanti sono poi? Ho laggato. Okay. Da qua, me ne vado. Yes. Ok, quindi teoricamente 7.500.000 posso andare qua. Dai, non volate. Vabbè. Dai, non mi hai fatto vedere neanche la dimensione di diamante. Sei terribile. Cos'è sta roba? Sei davvero terribile.
Potevi aspettarmi un attimino. Ho quasi 4 milioni. Tere, ti faccio un regalo. No. Quindi no. Il bambù alla fine in numero dell'altro c'era. Cos'è? Faccio le particelle tipo. No, bellissimo. Ma è una figata questa. Bellissimo. Sono stupendo. Guarda quanti petto. Allora. Guarda, Steph. Guarda. Guarda quanti ne hai tu, guarda quanti ne ho io. Ho fatto un esercito. Vieni. Lo puoi usare anche tu. Bellino. Che carino questo. Vedi? Bellino. Allora, tieni. Grazie, tanto l'unica cosa che mi interessa. Grazie, okay. grazie. Però adesso dobbiamo andare a fare una cosettina. Cosa? Crashare. Perché? Cosa vuoi fare? Mi è stato dato l'oggetto e credo che siamo obbligati. Allora, vada in creativa. Ok, sono. Vola in alto, mi vedi? Okay. Ok, pronta? No, no, Steph. No, non si può fare questo, Steph. È un dramma. No. Ok. Oh, però stiamo tenendo per ora. Più o meno. Più o meno. Guarda quanto sta esplodendo. Ora crashiamo, te lo dico, eh. Ah. Ok, ci sono ancora. Oh mio Dio. No. Questo è peggio, questo è peggio. Fede, va sempre peggio. Più va avanti, sì, più esatto. Si espande verso il basso in gigantesca esplosione. No. Qui si crasha. No, mamma mia, è sempre peggio. Bellissimo però. Hai visto? Che figata. No, basta. Ci fermiamo prima del crash. Aiuto. Speriamo che vi sia piaciuto questo video di dimensioni un po' pazzo, soprattutto il finale pazzo. E ci vediamo in un prossimo video di Minecraft. Ciao.